questa bellissima assemblea per la seconda volta mi ha fatto sentire nuovamente che cosa significa essere pieni di speranza. Speranza che non nasce dall'astratto, ma da questa volontà concreta che io sento, che io percepisco di fare, nasce dalla chiarezza delle idee, dalla volontà di metterle in pratica, ma anche dalla chiarezza nell'individuare quelli che sono i nostri amici e i nostri avversari. Vengo da una valle che per l'ennesima volta dice che non esistono governi amici. La Valle di Susa, che da 30 anni lotta contro il TAV, ma anche contro il modello di sviluppo che è sotteso a questa grande malaopera, è anche stata la valle che ha lottato contro la privatizzazione delle ferrovie e che ha individuato ben chiaramente nei governi passati, i governi dei padroni, che delle grandi malaopere fanno uno strumento del loro potere e della loro ricchezza. Le grandi malaopere sono quelle che si iniziano per non finirle mai, perché sono drenaggio di soldi pubblici. E questo drenaggio comporta la devastazione dei territori, la devastazione delle vite umane, lo sfruttamento infinito del lavoro, la devastazione del futuro per chi verrà dopo di noi. Questa nostra lotta non è solo nostra e di questo dobbiamo sempre ricordarci. Questo nostro paese è davvero pieno di tante piccole lotte locali che si mettono in qualche modo in collegamento contro questo sistema, e la chiarezza sta nel capire dove sta il nemico. Il nemico è in questo sistema che vorrebbe schiacciarci tutti quanti da qualsiasi parte del mondo, e con noi vorrebbe schiacciare la natura, farne un elemento di sfruttamento e di profitto per pochi. Vorrebbe schiacciare il futuro di noi, dei nostri figli e delle generazioni future. Queste realtà sono tante, sono i NOTAP, sono i NOMUOS, sono le infinite realtà che mettono le persone, partendo dai territori, in primo piano a difendere non solo la propria vita, la propria esistenza, i luoghi della propria vita, ma davvero un modello diverso di vita e di sviluppo. Felicità per noi significa questo: dire no ai governi del passato, no al governo presente, il governo razzista che, oltre a ribadire la costruzione del TAV e delle grandi opere, è quello che uccide nei mari e sulle montagne l'infinita folla di persone che vanno a cercare libertà venendo da luoghi di fame, luoghi di sfruttamento. Questa sera questa cosa è stata detta ben chiaramente. Noi, come lottiamo contro il TAV, lottiamo anche contro queste frontiere. La nostra strada di Clarea è perennemente bloccata dai cancelli, perché il cancello diventa una barriera, un simbolo anche di una repressione di una popolazione che non ci sta alle loro mire. La barriera è anche quella che vuole impedire alle donne e agli uomini che fuggono dalla guerra e dalla fame magari varcare la Francia. Contro quelle barriere noi lottiamo quotidianamente e anche fisicamente. Contro le reti del cantiere usavamo le cesoie, adesso hanno innalzato cancelli. Contro i cancelli ci siamo modernizzati, usiamo il flessibile. E contro le barriere accompagniamo queste sorelle e questi fratelli al di là delle barriere, sfidando i poliziotti italiani e francesi. Lo facciamo quotidianamente perché il diritto alla libertà è diritto di tutti, il diritto alla felicità è diritto di tutti e il diritto all'uguaglianza è diritto di tutti. In nome di tutto questo noi diciamo potere al popolo. Potere significa poter fare, poter progettare il futuro, poter abbracciare fratelli e sorelle
e sorelle che sono esseri umani, ma sono anche questa natura bella, sono gli animali, sono tutto quel mondo che il capitale vuole sfruttare, usare e gettare. Noi siamo contro l'usa e getta.